una bella operazione di polizia di prevenzione che riguarda la questura di Foggia e perché si tratta di fatto dell'applicazione per la prima volta nel territorio nazionale, quindi Foggia si erge anche e si caratterizza per questo, la nostra azione, dell'azione della Polizia di Stato e della Questura di Foggia, perché questa misura di prevenzione che adesso vi stiamo per illustrare è la prima volta che viene applicata sull'intero territorio nazionale. Come d'altronde è stato certificato e registrato dallo SCA, cioè dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza a Roma, che sarebbe la direzione, il servizio che si occupa specificamente di tutte le misure di prevenzione personale e patrimoniale a livello nazionale, che nella questura di Foggia è rappresentata dalla divisione anticrimine al cui interno c'è l'ufficio misure di prevenzione. Ecco, lo SCA, il servizio centrale anticrimine, è il servizio che funzionalmente appunto si occupa di queste articolazioni. Allora, anche come loro hanno riferito, si tratta della prima volta che noi applichiamo questa misura sul territorio nazionale. Di che cosa si tratta? Si tratta di una misura a carattere patrimoniale preventivo previsto dall'articolo 34 del codice antimafia. Sul comunicato è scritto tutto, quindi potete anche eventualmente evitare di appuntare se non le cose che vi possono interessare di più, nel comunicato comunque riportato. Questo articolo 34 del codice antimafia del 2011 prevede appunto l'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione giudiziaria, quindi una surrogazione da parte di una struttura giudiziaria su nostra appunto sollecitazione di beni connessi ad attività economiche a carico di, nel caso specifico, un'azienda di bovini e bufalini in mattinata. La richiesta di questa misura di prevenzione di questa amministrazione giudiziaria è stata fatta dal questore di Foggia dopo l'attività svolta dall'ufficio misure di prevenzione diretta dalla dottoressa Di Carlo, che voi sapete essere anche componente della commissione di accesso del comune di Manfredonia e della divisione anticrimine. Qui c'è il dirigente, il dottor Antonio Caricato.